Avete mai pensato di usare la vostra fotocamera come fosse la vostra webcam? Io sì! È sempre stato di pensiero molto comune che le fotocamere avessero una qualità nettamente migliore di una webcam. E ti aggiungo io anche grazie al capo. Ma grazie a un regalo di compleanno, fatto anticipato perché io gli anni li faccio a fine giugno, diciamo che questo processo finalmente diventerà molto più semplice. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo regalo di compleanno. Quello che vi mostrerò oggi è un oggetto che negli anni è stato utilizzato da molti YouTuber, ma anche da streamer. Questo perché semplifica molto, molto, molto l'utilizzo di una fotocamera come webcam. E il prodotto in questione è l'Elgato Camlink 4K. Che cos'è l'Elgato Camlink 4K? Che abbrevieremo in Camlink. Il Camlink non è nient'altro che questa sorta di chiavetta con uscita USB 3 e entrata HDMI. Molto semplicemente, con una fotocamera o una videocamera con uscita HDMI puoi prendere un filo, attaccarla qui, attaccare questo a un'entrata USB 3 e avere appunto la tua fotocamera come webcam. Molti magari la utilizzano anche al di fuori di YouTube per semplificare il fare gli scatti oppure per il video. Ci sono tanti utilizzi, ma oggi parleremo dei nostri utilizzi principali. Come vi dicevo, questa non è niente più che meno una chiavetta. Come potete vedere, all'interno della confezione troviamo appunto la nostra chiavetta, un cavo di estensione USB 3, il libretto di istruzioni e un adesivo dell'Elgato che ho già messo via, sapete, per la mia collezione di adesivi. Tra pochi istanti vedrete la differenza fra fotocamera e fotocamera collegata al Camlink. Notate qualche differenza? Perché io, a parte il colore e la luce che purtroppo se n'è andata, non ne vedo. Questo perché, ovviamente, la qualità del video è data proprio dalla fotocamera e dalle impostazioni che voi gli mettete. Ovviamente, utilizzare una fotocamera al posto di una webcam è un salto di qualità di tutto rispetto. Ma con questo utilizzo io ho riscontrato tre problemi principali. Il primo di tutti, e secondo me il più importante, è la durata della batteria. Ovviamente se utilizzate una fotocamera per sessioni lunghe come le live o semplicemente anche registrate più video alla volta, è normale che la batteria a un certo punto muoia. Ed è per questo che viene in soccorso una dummy batteries. Che cos'è una dummy batteries? La dummy batteries non è nient'altro che una finta batteria che si collega alla rete elettrica. All'interno di questa scatola troviamo la nostra dummy batteries, che come vi dicevo non è niente più che una batteria, in questo caso della Nikon, che si collega all'elettricità. La seconda cosa che troviamo è appunto il cavo. Questo è un cavo USB con un trasformatore che ci permette di evitare il sovraccarico della batteria. Non credo che ti possa succedere se utilizzi le cose giuste, ma non si sa mai. Come potete vedere, questa è USB, quindi possiamo collegarlo all'adattatore già presente nella scatola o più semplicemente a un hub USB che ti permette di ricaricare le cose, come nel mio caso. Quindi colleghiamo i due cavi e ci salutiamo un attimo per collegare la batteria. E rieccoci qua. Grazie alla dummy batteries, la fotocamera rileverà una batteria sempre carica collegata. Ma è qui che entra il secondo problema, il surriscaldamento della fotocamera. Questo è un problema abbastanza serio, perché se la fotocamera si inizia a surriscaldare, potrebbe andare incontro a dei malfunzionamenti o peggio. Ed è per questo che mi sono ingegnato MacGyver e ho collegato allo stesso hub uno di questi, un ventilatore USB. Questo coso, tra l'altro, raffredda un sacco, credetemi che ho dovuto staccarlo certe volte perché faceva freddo addirittura. Questo qui lo attacco al muro grazie a questo filo, lo metto dietro la fotocamera e questa cosa mantiene fredda la fotocamera per molto più tempo. Che già utilizzare la fotocamera in questo modo si surriscalda a prescindere, ma tenerla collegata con una dummy batteries sempre carica, diciamo che questo non aiuta. Ecco perché un ventilatore o comunque una zona abbastanza areggiata è la cosa migliore per la vostra fotocamera. Che tra l'altro, piccola problematica che ho letto su internet, ma che è una cosa, prendetela veramente con le pinze, anche il Camlink
potrebbe, ripeto, potrebbe essere soggetto a surriscaldarsi. Questo però succede se non è ben ventilato. Cosa voglio dire? Se lo attaccate dietro al computer, dove già ci sono cavi, calore, dovete metterlo in una zona abbastanza arreggiata. Ma è qui che il mio MacGyver interiore si è fatto vivo di nuovo. Ho collegato due ventole e messo in questa posizione per tenere il Camlink sempre fresco. Questa, come ho detto, è una situazione estrema che io stesso mi sono creato per tenerlo freddo, ma come vi ho detto è una cosa che potrebbe succedere se appunto non tenete il Camlink in una zona ventilata. Sono sempre io che cerco di tenere in vita le cose che compro il più a lungo possibile, e io vi ripeto, grazie al con quello che costano. Ed infine, l'ultimo dei tre problemi: il timer di spegnimento automatico di una fotocamera. Allora, questo problema dipende da fotocamera a fotocamera. Alcune fotocamere come la Sony ti permettono di disattivare lo spegnimento automatico della fotocamera. Problema risolto. Altre fotocamere invece, come nel mio caso che è una Nikon, non hanno questa opzione. Il tempo più lungo che questa fotocamera può tenere senza spegnersi automaticamente è 30 minuti. Le soluzioni sono due. La prima e la più semplice è andare ogni 20-25 minuti a toccare il tasto di autofocus. Questo resetterà il timer e avrete ancora altri 20-25 minuti. Il secondo, un pelo più elaborato, sempre alla MacGyver, è di utilizzare qualche oggetto di piccola dimensione sempre sul tasto di autofocus e tenerlo costantemente premuto. Questo terrà sempre il timer resettato a zero. Però qui dipende un po' anche dal vostro utilizzo e dal vostro tipo di oggetto che sceglierete. Il mio consiglio è di utilizzare magari un oggetto morbido, per esempio i tappi per le orecchie, da mettere proprio sul bottone in modo tale che non lo tenga premuto troppo, ma neanche troppo poco. Ovviamente questo chiuso magari da un filo o da un elastico. O se non volete complicarvi la vita, 20-25 minuti, vi mettete qua sul tasto di autofocus. Infine, un ultimo problema che non ho messo nella lista dei problemi perché è facilmente risolvibile, ma ve lo dico lo stesso: il problema del rumore. Con le ventole attaccate, il rumore di varie cose, la console, il computer, quello che volete, gli operai che lavorano fuori dalla finestra, c'è sempre un rumore di sottofondo. Questo problema è risolvibile facilmente grazie a OBS stesso. Nelle opzioni dell'audio del vostro microfono basta impostare un filtro di riduzione rumore. Problema risolto. E con questo abbiamo concluso. Ovviamente utilizzare una fotocamera al posto di una webcam è un salto di qualità di tutto rispetto. Sicuramente però con la webcam io non la butto, visto quanto l'ho pagata al tempo e quanto ci sono affezionato. Questo ci permetterà di utilizzare l'Avermedia per registrare i gameplay e di utilizzare l'Elgato per registrare la nostra facecam, con una qualità sicuramente migliore. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!